Buongiorno e bentrovati a tutti! State pronti ad assistere alla sfida del secolo, macchina contro uomo. La prima edizione era stata ideata dal grande matematico Alan Turing nel lontano 1950. Lui l'aveva chiamato il gioco dell'imitazione, che noi abbiamo imitato. Taglia, era terribile, Lucia, imitato. Stavamo dicendo, state per assistere a una sfida all'ultimo sangue, o meglio all'ultimo chip, all'ultimo software, all'ultimo database, all'ultima corrente elettrica. No, ok, scusate, tagliamo. Insomma, abbiamo capito. Da una parte due mani, dall'altra un'intelligenza artificiale. Tutti e tre hanno dovuto rispondere alle stesse domande. Le risposte sono arrivate nelle case di tutti gli italiani. Ma non erano solo 333 quelli che hanno risposto al sondaggio? In televisione risponde di tutto. Va bene. Fatto sta che non è stata una passeggiata quasi per nessuno rispondere a quelle domande e riconoscere l'intelligenza artificiale dall'uomo. Ma ora stiamo per assistere al verdetto. Noi seguiremo domanda per domanda i nostri concorrenti e vi diremo esattamente cosa succede. Ma prima presentiamo i nostri candidati. Linea allo studio. Abbiamo finito? Sì. Candidato numero 1, umano e un impiegato comunale, sembra calmo, in realtà il più agguerrito di tutti. Le sue abilità, lettura e precisione, e la sua conoscenza è pari a quella di Wikipedia, forse anche di più. Candidato numero 2, umano, studente e classicista. Tra le sue abilità troviamo astuzia e erudizione. Inoltre, tra i suoi stat speciali abbiamo anche arte oratoria. Cicerone, in confronto, non era altro che un dilettante. Terzo e ultimo candidato, intelligenza artificiale. Stanley Kubrick non ci ha lasciato i diritti d'autore da 2001 Odissea nello spazio per utilizzare HAL 9000. Allora la nostra scelta è ricaduta su ChatGPT, che comunque è un buon concorrente perché conosce tutte le lingue del mondo e ha un'abilità di ragionamento spiccatissima, quasi quanto la sua velocità, che compete con quella della luce. Ricapitolando, abbiamo preparato 10 domande. Per ciascuna abbiamo registrato la risposta di due umani e due intelligenze artificiali. Sono state sottoposte alla nostra indagine 333 persone che hanno cercato di individuare per ogni domanda la risposta dell'intelligenza artificiale. Daremo la vittoria agli umani nel caso in cui la maggior parte delle persone abbia individuato correttamente la I. Una sconfitta, invece, se le persone non siano riuscite a distinguerla. Ben ritrovati a tutti, sono qua in diretta dallo studio e in collegamento ho la mia collega Lucia dal quartier generale di ChatGPT. Ho in mano i risultati del sondaggio e ora andremo a vedere domanda per domanda come ve la siete cavata, se siete riusciti, uomini, a riconoscere l'intelligenza artificiale nella maggior parte delle domande oppure no. Iniziamo subito dalla prima. La prima su massa e peso è stata sbagliata. Lucia, tu sai dirci qualcosa in più? Sì, esatto Marta, è proprio come dici tu. Però è davvero un peccato aver iniziato la sfida con il piede sbagliato. In questo caso la difficoltà maggiore è stata riconoscere l'intelligenza artificiale dalla studentessa, che ha usato un linguaggio completo e particolarmente tecnico. Passiamo allora alla seconda domanda su Cogito Ergo Sum ed è stata fatta giusta, complimenti umani. Siamo 1-1. Passiamo allora alla terza, su il film, sulla curiosità. Ed è stata fatta giusta pure questa, complimenti 2-1 per gli uomini, mi raccomando, rimaniamo così in testa. In effetti questa era abbastanza facile, dato che solo una macchina poteva conoscere tanti dettagli su un film. Oppure un gran patito di Signore degli Anelli. Ma passiamo alla quarta sul problema di matematica. E questa è stata fatta sbagliata. Lucia, sai dirci qualcosa tu? In questo caso la risposta dell'impiegato è stata la preferita perché ha dimostrato una certa rigidità
nell'esporre il suo ragionamento. Si torna quindi in pareggio con un 2-2, ma passiamo subito alla barzelletta. Barzelletta che è stata riconosciuta correttamente, in effetti era molto simile a quelle che potrebbe fare l'assistente Google, per intenderci. Passiamo allora alla stessa domanda sulla gita scolastica. Questa è stata sbagliata, si torna a tre pari e Lucia ti diamo di nuovo la parola. In questo caso l'intelligenza artificiale ha usato una formula con cui risponde a molte domande. Ha messo infatti: raccomanderei Firenze per una gita scolastica. Raccomanderei è proprio una formula che poteva fare indirizzare l'attenzione del lettore alla risposta giusta. Ci avviciniamo ora alle ultime domande. La sfida è ancora completamente aperta da entrambe le parti. Settima domanda sull'inquinamento ambientale è stata riconosciuta, forse grazie all'uso della seconda persona singolare, che è davvero un modo molto tipico di una I per rivolgersi a noi. Ma passiamo allora all'ottava. Vediamo quella su Leonardo da Vinci. No. Lucia, ci spieghi tu cosa è andato storto? In questo caso si sono trovate difficoltà a riconoscere l'intelligenza artificiale, soprattutto perché ha usato un tono particolarmente giocoso, rispettando esattamente la consegna, mentre invece la risposta che ha dato l'impiegato era stata parecchio esaustiva e oggettiva, come ci si aspetterebbe da un robot. Quattro pari, ultime due domande, le decisive. Passiamo alla nona. Alla nona sul Cavaliere Fifone, e anche qua abbiamo sbagliato. Lucia. In questo caso la studentessa si è tornata perfettamente alla richiesta, scegliendo una delle due possibilità, mentre invece l'intelligenza artificiale ha preferito scegliere una strada diversa, inventando una soluzione tutta sua. Forse questo che ha fatto ingannare molti dei nostri amici. La situazione è davvero drammatica. Se l'uomo non ha indovinato nemmeno questa, non può uscirne nemmeno dignitosamente con un pareggio. Ma andiamo subito a svelare il risultato della decima. Sono un po' preoccupata, immagino anche voi, pubblico a casa. Vediamo, decima domanda. Infatti la studentessa ha preferito scegliere il nome di un gatto, Rufus, richiamandosi al latino. Questo in alcuni casi può sembrare prodotto dall'intelligenza artificiale, ovvero non è un nome così comune. Invece è stato proprio il contrario. Da qui è tutto, a voi! Edizione straordinaria notizie dell'ultimo minuto! Le scuderie di ChatGPT hanno rilasciato un'intervista della loro star. Ecco le sue dichiarazioni. Wow, sono davvero felice di aver vinto. È stata una sfida emozionante e ho dato il massimo. Ringrazio il mio team per il sostegno e l'impegno. Adesso è tempo di festeggiare e godermi questo meritato successo. Sono poche le parole per descrivere lo stupore che stiamo provando. È una dura sconfitta, non è vero Marta? È stato davvero un duro colpo che ha segnato i cuori di tutti. Ma c'è uno spiraglio di speranza. Perché una delle 333 persone, un professore con addirittura un dottorato, è riuscito a fare un 10 su 10. Niente male. Ma vogliamo parlare di quelle 5 persone che hanno fatto ben 0 su 10? Ma 4 di loro erano ragazzini delle medie e abbiamo tutti visto che sono stati la categoria peggiore assieme agli over 70, poverini. Tutt'altro per rispetto agli universitari, che sono stati i migliori a destreggiarsi con l'intelligenza artificiale. Ma anche le persone tra i 26 e i 40 anni non se ne sono cavate affatto male. Invece dai, mi aspettavo di più dai nostri coetanei, che usano ogni giorno ChatGPT per copiare versioni di greco, di latino, africa, di figli. Per i professori in onda stiamo scherzando. Bene. Si sono difesi molto bene anche le persone tra i 40 e i 70 anni, anche se però hanno ammesso che loro non sono abituati a usare l'intelligenza artificiale per un buon risultato. ChatGPT ha fatto il test! Cosa? Non ho barato. Aspetta, leggi, ha fatto 5 su 10, non si è autoriconosciuta! Notizia incredibile che farà il giro di tutto il web. Intanto noi ci lasciamo, alla prossima! Finito? Finito. Oh! Cicin? Cicin. Ancora. No.